Buongiorno a tutti. La pillola di oggi parla di un suono sotto il Do, che è un suono un pochino enigmatico, è un suono da interpretare. È il La. Lo possiamo trovare, diciamo, di passaggio tra il Sol e il Ti e il Do, quindi tra dominante, sensibile, tonica, e allora è un suono del tutto secondario in mezzo ai suoni forti della tonalità. Lo prendiamo di passaggio, fa parte, diciamo, di una melodia, di una scala. Ma in molte altre occasioni il La invece assume, forse proprio perché ha un ruolo secondario prima, può assumere un ruolo centrale, cioè sarà anche al centro, sarà la tonica di un altro modo di organizzare i suoni, quello che chiameremo modo minore. Sarà il suono centrale per nuovi salti, nuove dinamiche, che forse hanno una articolazione più debole, meno assertivi, ma sicuramente più dolci, più affascinanti. E quindi in questa pillola vedremo i due modi di interpretare questo suono, faremo ancora un po' di lettura sulle dita, avviando anche un nuovo discorso di come sopra a una melodia o sotto una melodia sia possibile inserire accompagnamenti di tipo diverso che ne cambiano il sapore. Abbiamo conosciuto le note di sotto del Do, proviamo a guardarle un momentino. Mi interessa fotografare le note di sotto, quindi metto quella nella parte superiore. Do, Si, La, Sol, La, Sol, La, Si, Do, Sol, Do. Ovviamente valgono tutte le considerazioni che abbiamo fatto in passato sugli intervalli di seconda, di terza, di quarta, vedete. Vediamo di trovare i nomi. Do, Si, La, Sol, La, Sol, metto le lettere, La, Si, Do, Sol, Do. Oh, mi sembra che ci sia un problema, perché la S è la lettera iniziale sia del Sol sia del Si. Per distinguere il Sol grave dal Sol acuto, basta mettere una piccola, si mette un piccolo segno in basso, dice guarda che è il Sol dell'ottava bassa. Ma come fare per la S del Si? È molto molto semplice. Questo è il motivo per cui dove si utilizza questa metodologia e la si collega anche alla lettura letterale, questo suono viene chiamato Ti e non Si. E lo faremo anche noi d'ora in avanti. Quindi abbiamo invece del Si il nome Ti, e il motivo è tutto qua. Non confonderlo come iniziale con il Sol. Do, Re, Mi, Re, Do, Ti, La, Sol, Do, Sol, La, Sol. Facciamo un gioco di lettura sulle dita a due voci, come abbiamo già fatto in passato. Questa volta il gioco è interessante perché
C'è un ragionamento su come può essere costruito il canto. Innanzitutto proviamo a cantare quella che sarà la voce superiore, una delle due voci. Do, re, mi, do, sol, fa, mi, fa, mi. Questa è la melodia da accompagnare. E che continuiamo a trovare accompagnata questa volta dalla tastiera con due soluzioni diverse. Prova due voci. Sol, fa, mi, fa, mi. E con una soluzione ancora differente, come dire che sotto la stessa melodia può esserci un accompagnamento anche differente. Ascoltate questo come cambia. Do, re, mi, do, sol, fa, mi, fa, mi. Questo può anche essere un gioco, accompagnare una melodia con un controcanto e l'estensione da do a sol basso è preziosa, si presta molto per avere delle differenti armonie. Eccoci a due letture melodiche. La prima riguarda proprio il la, come si diceva all'inizio, cantato di passaggio tra altri gradi. E la seconda invece avrà il la come suono centrale, ce ne accorgeremo. Rimaniamo nel modo maggiore, il do rimane il do, ma durante l'esercizio davvero il do non è più il sovrano. E sta cedendo lo scettro a qualcun altro. Un canto popolare che accarezza più volte il suono funzione la. Questa volta il la è proprio colto come passaggio e nota poco poco importante. El ciodo de ferro fecio della meccanica, della meccanica. Il ciodo de ferro vecio della meccanica di precisione. Latido. Ancora un canto che coinvolge il la, ma questa volta nella sua funzione più importante. Sentirete infatti che il canto comincia con il do, finisce con il do, ma non abbiamo tanti sol, forse non ce ne sono proprio. E allora il La prende più importanza. Pronti via, do ti, la ti, do re mi, la mi, fa mi, re do ti, la ti, do re mi. Fa mi re do ti do la mi fa mi re do. Eccoci arrivati alla fine di questa pillola che prosegue la conoscenza dei suoni sotto il do, ma apre anche a qualche situazione nuova. Il la come nuova tonica di un modo forse più debole, più dolce, più espressivo, chiamato modo minore. Quindi la al centro di una serie differente di relazioni con altri suoni. Lo vedremo più avanti, ma il nostro orecchio e la nostra fantasia cominciano ad aprirsi a nuove soluzioni. Così, allo stesso modo, abbiamo messo un primo tassello di un discorso importante che è che una melodia può essere accompagnata in vari modi e
E il tipo di accompagnamento ne cambia il sapore e ne mette in luce caratteristiche differenti. Grazie, alla prossima.